guardate per televisione. È importantissimo, è importante. Ragazzi, gli avevo detto che le partite si potevano vincere anche nei minuti di recupero, questa volta abbiamo vinto noi e credo che però la vittoria sia insomma strameritata per quello che la squadra ha fatto, sia nel primo tempo, ha creato tantissime occasioni e oggi al primo tiro in porta insomma, abbiamo preso gol, poi addirittura hanno avuto anche insomma, una palla grossa per andare sul 2-1 e quindi insomma lì siamo stati fortunati e spero che insomma sia girata un po' la fortuna perché, ripeto, al di là dell'occasione che hanno avuto grossa per andare sul 2-1, credo che nel compito insomma, dei 90 minuti la vittoria della Visso sia strameritata per quello che i ragazzi hanno messo in campo, oltre a una grandissima intensità, la qualità tecnica, perché abbiamo fatto anche insomma, delle giocate anche belle nel primo tempo e abbiamo creato tanto, non siamo riusciti a far gol, però insomma, alla fine siamo riusciti a farne due e quello che conta insomma, era vincere la partita, l'abbiamo vinta e questa è la cosa più importante. La tua partita a livello personale come è stata da del Giulianova in poi, nella tua testa? Sinceramente molto, molto tranquillo, nel senso che ero a 30 secondi dalle dimissioni, tra virgolette, no? Perché secondo me cioè, ci vuole un segnale forte, ma non è assolutamente, la squadra sta facendo quello che insomma, secondo me da un mese e mezzo a sta parte sta facendo bene, solo i risultati non erano stati dalla nostra. La società sta facendo tutti gli sforzi possibili per rendere la squadra più competitiva in un mercato insomma non facile, perché non è facile poi rimediare insomma in corsa e quindi insomma sono tutti gli ingredienti per fare insomma un girone di ritorno importante. Oggi era fondamentale insomma fare 3 punti per girare, per chiudere il girone di ritorno d'andata con più punti possibili e per farne meno chiaramente il girone di ritorno. Quindi però c'è fiducia perché vedo insomma una squadra viva, una squadra che lotta, gioca e hanno dato l'anima. E quando vedi una squadra così, insomma, c'è poco da rimproverare a tutti quelli che sono scesi in campo, compreso chi è entrato dopo, perché ci hanno dato insomma, una mano importante, Giovannisci, Ridolfi, lo stesso Fabri, e quindi sia chi ha giocato prima che chi ha giocato dopo sono stati tutti bravi oggi. Vedi l'occasione del gol loro, avevamo perso un attimo, insomma, eravamo allungati un po' troppo, centrocampo. Abbiamo provato una settimana sul 4-3-3 Ridolfi come terzo centrocampista e quindi non come per cambiare il meno possibile, perché molte volte abbiamo visto in questo campionato quando abbiamo messo anche Domenica Materica più attaccanti, poi abbiamo rischiato insomma, abbiamo perso equilibrio e abbiamo rischiato di prendere dei gol piuttosto che farli. Era importante insomma tenere lo stesso equilibrio, c'è stato un momento in cui non ci eravamo allungati, abbiamo concesso un'occasione da gol e quindi e secondo me non era il momento di fare il cambio e poi abbiamo ripreso un po' il filo del gioco e lì insomma ho deciso insomma, di cambiare, ma era una cosa provata in allenamento che lui entrasse insomma come terzo di centrocampo per avere insomma più qualità, ma lasciando sempre i 3 davanti, che secondo me oggi ha fatto anche Candeloni ha fatto insomma molto molto bene. Io ho visto dei bei segnali già prima della partita, all'inizio sono venuti tutti ad abbracciarti davanti alla panchina, poi anche quando ha segnato Costantino è venuto a cercarti. Sì, fa piacere, chiaramente quando vedi insomma, che i giocatori li ringrazio, ma era importante insomma, che facevano una bella partita, al di là di me o meno. L'hanno fatta e quello ed era importante insomma, che la Vis vincesse e questa insomma, è la cosa più importante perché, come ho detto, insomma, per come stanno lavorando i ragazzi in questo, soprattutto da un mese e mezzo a questa parte, credo che i risultati insomma, non hanno rispecchiato quello che ha messo in campo. Senti mister, 3 punti importanti per la squadra, per i tifosi, per te sono insomma una partita oggi molto importante da vincere finalmente, è arrivata questa vittoria. Con che testa, con che voglia, con che mentalità adesso si va a Roma? Perché c'è il derby domenica e quindi una settimana che settimana sarà? No, intanto insomma se andiamo con una vittoria e credo che sia molto meglio andarci con una vittoria piuttosto che se non avessimo vinto. È una partita bella, è una partita che va di fuori da ogni derby sentito, e, insomma ci andremo con. Ci dobbiamo andare come con
giocando come abbiamo fatto oggi e come abbiamo fatto a Materica e come abbiamo fatto insomma nelle ultime partite. La prestazione, cercare sempre di migliorarci, perché anche oggi insomma per vincere abbiamo sofferto tanto e abbiamo dovuto insomma macinare tanto gioco per riuscire insomma a far gol. Dovremmo essere in futuro più bravi a riuscire insomma a concretizzare prima insomma tutto l'amore di gioco che oggi è stata fatta.